No, anzi, le cose sono queste. Da una parte, dopo questa esperienza terrificante che ho fatto nel manicomio di Afori, di Milano Afori, ho in qualche modo riscoperto in me questa inclinazione alla psichiatria, dominante rispetto a quella vagamente neurologica che avevo in testa. In quegli anni la psichiatria universitaria si stava formando senza un istituto, senza una clinica. L'incarico di formare e dirigere questa psichiatria universitaria in Fieri era stata assegnata, e non poteva non essere, a Carlo Lorenzo Castullo, al quale devo, come continuo a dire, soprattutto il metodo, anche gli articoli, i lavori scientifici, 300, 400, non so quanti, neanche libri, senza l'impostazione metodologica che aveva lui e che aveva in parte appreso anche negli Stati Uniti d'America, perché c'era stato. Quindi questa mescolanza, se vuole, fra teoria e prassi, il limite della fenomenologia italiana, ripeto, è stato quello di essere essenzialmente teorica. Grandi psichiatri che avevano però ospedali psichiatrici dominati dai sindacati, dominati, quindi sopraffatti, sopraffatti per così dire, dalla violenza virtuale del manicomio. Danilo Cagnello, Enrico Morselli, Ferdinando Barison, questi tre maestri, i soli, no? Che si salvano, con Bruno Carrieri, che però apparteneva a una generazione successiva, hanno scritto lavori bellissimi che leggevo, che studiavo, senza però, insisto, senza però trasferire, no? Nel modo concreto di dirigere un ospedale psichiatrico, queste idee rivoluzionarie. Bene, a Milano la psichiatria era, nel momento in cui io avevo la libera docenza e anche negli anni che si prevedevano, la psichiatria era essenzialmente un luogo teorico, un non luogo, cioè con un direttore incaricato che era Lorenzo Castullo, con degli aiuti che ero anch'io, e si lavorava essenzialmente sui libri, sui progetti, sull'organizzazione dei servizi, in vista di una sede universitaria che sarebbe stata poi individuata all'interno di quel manicomio terrificante, del quale avevo conosciuto le violenze inaudite. E allora, nonostante che il professor Cazzullo insistesse drammaticamente perché io rimanessi con lui, il contrario di quello che Belloni, il professor Belloni aveva fatto. Mi ricordo anche che un giorno, accompagnandomi in macchina a casa, ecco, drammaticamente, perché aveva in fondo anche intuito che una certa capacità, per così dire, descrittiva ce l'avevo, e quindi associato
associata alle tendenze più pragmatiche che aveva lui, si costituissero come un'alleanza creatrice, no? Soprattutto nel momento in cui bisognava liberarsi dall'ipoteca della neurologia, della forza universitaria che aveva la neurologia e invece della mancanza di visibilità della psichiatria. E allora ciascuno di noi, psichiatra o non psichiatra, ha un suo carattere. Ti dirò che in quelle giornate, in quelle settimane di angoscia terribile, il timore di dover trascorrere alcuni anni in ambito certo universitario, ma occupandomi solo di libri e non di pazienti che non c'erano, mi aveva spaventato, tenendo conto anche, come ti ho detto, della mia percezione dei limiti organizzativi, sia pure avendo poi diretto un manicomio, quindi non è che, ma un conto è dirigere dei livelli più alti, no? E un conto è organizzare ai piani subalterni, concorda con me Francesco Pallorino, in cui ci vogliono doti magari anche così non brillanti. Il conflitto è stato questo, e allora il caso però, così perennemente, Novara, dove c'era Enrico Boselli, il solo psichiatra che pubblicasse lavori in Francia, in Belgio, in Olanda, chiamato a tenere conferenze ovunque, che aveva scritto questo articolo lunghissimo, no? il caso Elena, no? Sulla dissociazione mentale, scritto a 30 anni, quindi all'età che avevo io quando dinanzi a me avevo questa scelta drammatica, della quale in fondo poi mi sono anche un po' così, come dire, nostalgicamente, no? Perduto. Comunque Boselli dirige l'ospedale, questa fama discutibile, si libera un posto messo a concorso, non di direttore, perché Boselli aveva ancora 5 anni di direzione, ma di primario, che era un ruolo misto, ambiguo, fra quello dell'aiuto e quello del direttore, nel senso che primario aveva la responsabilità medica di determinati reparti. Che cosa ho fatto, Francesco Pallorino? E allora, nonostante quel drammatico colloquio con Carlo Loreto Cazzullo, che tra l'altro in genere era, come dire, di una sincerità totale nel giudizio delle persone, no? Quindi il fatto che mi implorasse, uso consapevolmente questa parola, mi implorasse di rimanere con lui, da quale avevo carta bianca, le cose che scrivevo io neanche le leggeva, cosa che facevo invece con gli altri, no? Poi, già prima ancora dei 30 anni, come gli altri, avevo già cominciato a scrivere lavori non di sola clinica biologica oppure di anatomia patologica, ma anche di questa psichiatria che, leggendo gli Aspers, chiamavo, seppure in forma un po' così, approssimativa fenomenologica. E siccome Cazzullo era, come me, sensibilissimo al valore semantico e maieutico delle parole, capiva
poi capiva che quello sarebbe stato un sentiero che gli avrebbe consentito di aprire la prima cattedra all'università, la prima clinica universitaria, no? Di psichiatria, avendo in qualche modo il mio, seppure così, periferico appoggio. Alberto Giannelli, che era con me e che non era legato a Castrullo, anche da questa mia spontanea, intrinseca, no, familiarità, è rimasto dopo qualche anno, prima ancora dei 40 anni, vinceva la cattedra di psichiatria a Sassari. Dario De Martis, addirittura 3 anni prima, vinceva quella di Cagliari. Nel momento in cui io ho lasciato questo sentiero aperto agli ultimi orizzonti, e allora senza Morselli, ripeto, sarei rimasto lì, per forza perché andavo a immergermi in quelle fosse dei serpenti che conoscevo, no? Morselli, che andavo, che sono stato poi appunto a vedere, a incontrare a Novara, che aveva anche questo bellissimo cane seduto accanto anche quando faceva le visite, una bellissima impressione di cultura, ma anche di modestia, di umiltà, di sincerità, di, come dire, quasi ingenuità, ecco, adolescenziale, perché in lui, come forse anche in alcuni grandi psichiatri, c'è questa vena che in qualche modo, no, prescinde dall'età. L'ho visto poco lontano dai 70 anni, ma con una giovinezza interiore incredibile, benché, come le dicevo quando parlavo in pubblico, un disastro. Danilo Carniello non riusciva nemmeno a parlare in pubblico leggendo le cose che aveva scritto, perché entrava sommerso da un'ansia terrificante, l'ansia che ho colto subito anche in Morselli, e che non era così intensa invece in Barison, Ferdinando Barison. La ragione è questa. E allora, abbandonato la grande clinica, carriera universitaria, non aperta ma spalancata per mancanza di passeggeri, no? Era vuota, per cui poi il professor Castrullo, questo per tutta la vita, metteva in cattedra le persone al telefono, non è che dovesse combinare, no, ecco. Dal fatto che io non abbia accolto questa sua richiesta e poi scaturita anche la sua indifferenza ai due concorsi, ma che poi ho fatto per la verità, ma dopo che erano stati riaperti i concorsi, quindi dopo 32 anni. 20 anni dalla docenza, sono stato bocciato una prima volta e una seconda volta, nonostante che, posso dirlo, in una delle scuole di specializzazione, non dico quale, insegnavo psicopatologia, non so se posso dirlo questo, anche se no, comunque insomma diciamo così che il
presidente della commissione della prima universitaria, era anche il direttore della scuola di specializzazione. Sono incerto come avete sentito queste cose. Comunque è sempre stato anche di una sincerità assoluta, anche uno dei pochi psichiatri, per la verità, neurologi, psichiatri, però con una enorme, limpidissima, valdese coscienza etica. Per cui, dinanzi a tutti gli specializzanti, Eugenio Borgna, i tuoi lavori sono di gran lunga migliori, la cattedra è tua, non hai angeli tutelari, non hai, le sue parole, santi in paradiso. E allora, nonostante che io ti sostenessi, ti sostenga, la cattedra non avrai. Primo round, secondo round, non so come sono andate le cose, comunque mi sembra uno dei vincitori aveva scritto 20 lavori, 22 lavori, non c'erano esami, no, erano per titoli, 22 lavori scritti in collaborazione, io presentavo libri, lavori, 300 lavori, non su riviste, sulle migliori riviste italiane che accettavano i miei lavori, anche perché venivano da Gastaldi, da Morselli, e poi insomma non è che fosse l'ultimo degli psichiatri. Francesco Pollorino, a lei ho detto cose non lontane dalla sua domanda, però aggiungendo, immagino, a conclusioni che lei non si aspettava, impossibili da conoscere. Questo è il mio destino, senza dubbio. Di non essere stato in cattedra, i libri hanno allargato enormemente, no? In qualche modo la conoscenza delle mie idee, questo dipendentemente dal fatto che uno fosse in cattedra o meno, perché tanti cattedratici non hanno mai scritto nulla, sbaglio, o comunque libri che vengono letti, libri non romanzi, no. Certo, però che se avessi avuto la cattedra, che sarebbe stata poi fra l'altro qui a Novara, avrei avuto degli allievi che non finivano come sono finiti i miei in ospedali, che dopo la riforma poi sono moltiplicati in maniera tale per cui, no, hanno perso praticamente anche, come dire, l'immagine sociale che aveva il direttore di un manicomio.